vanno a sparare i polpi lì a, Volpi, a Villa Castelli, a Martino. Eccomi qua, buongiorno, in macchina per l'attrezzatura. Finalmente sono riuscito a organizzarmi con Enrico, anche se è un po' tardi, sono le 11 e qualcosa. Con Enrico, dicevo, per poter provare a testare queste attrezzature prima di Casalvelino e per poter fare ancora un po' di allenamento come previsto su fondali e su ricerca. Quindi adesso mi stanno dirigendo al cantiere, c'è anche Giovanni, e quindi faremo questa uscita in tre dedicata a questo allenamento. E se poi, ovviamente, come al solito, se viene qualche pesce che decide di venirci a pranzo con noi, proviamo a prenderlo. Quindi rimanete collegati perché sarà una giornata interessante, meteo buono. Tra l'altro penso che poi uscirò anch'io sia sabato che domenica, ovviamente per gli ultimi allenamenti così di rifinitura e di mantenimento. Eccoci qua, siamo arrivati al cantiere. Giornata uggiosa che secondo me ha anche qualche aspetto positivo, perché è già arrivato Enrico. Ah, ecco la Abiscar. Lasciamo perdere tempo. Andiamo tutto. Ciao Gioa. Buongiorno. Allora, siamo in ritardo. Tu sei in ritardo. Senza carrello, senza maglietta Abis, senza cappello. Abis, sì, ma... Sì, il cappello è tuo. Posso? Maglietta Abis. Senti Frank, non è che tu alle 12 ti presenti così a mezzogiorno? È fino alle 12. Va bene, non lo so, dobbiamo fare la notturna? Allora, ho i testimoni. Tutta la settimana l'ho stressato, usciamo, non usciamo, che dici, ci sei, non ci sei, non è voluto uscire mai, mai. Cioè un giorno prendo pure alle 12. Vabbè, facciamo finta che va tutto bene, carichiamo, eh? Va bene, ci siamo. Dopo il ritardo cronico di Enrico, che ovviamente no, gli piace uscire del pomeriggio, non gli piace uscire la mattina. Siamo identici il pomeriggio. Sì, siamo pronti. Fa anche caldo, ma noi siamo vestiti come d'inverno, cioè che ci piace, insomma. Oggi proviamo anche la 5 completa. Vediamo di abituarci, visto che la impiegheremo per la gara. E abbiamo Giovanni con noi oggi, direttamente. Ciao. Da Villa Castelli. Villa Castelli. Prendisino, diciamo, però. Diciamo che oggi andremo ad affinare, come, quasi come ultimo giorno di preparazione qui, tutti i dettagli delle attrezzature che abbiamo sistemato, così. Questa, ecco qua, tutta la man bassa. Abbiamo anche due fucilletti da provare. Un paio, giusto un paio. E basta, quindi oggi il focus anche non sarà sulla pesca, ma sarà più sull'atteggiamento. Poi dovrei avere lì in acqua. E poi se esce anche, come al solito, qualche gobbione. Sì, sì, una con triglia, 110 in testa. Un polpo. Si può sparare. Vabbè, Giovanni, beh, spari i polpi lì a... A Villa Castelli. A Mar Piccolo, a Mar Piccolo. La Villa Castelli e Francavilla. Va bene. Va bene, dai, comunque, banda alle ciance, ce ne andiamo sui punti di pesca, visto che già è tardi, perché lui gli piace essere comodo la mattina, sta il caffè, il cappuccino e cose. Beh, ciao ciao. Oh, allora, siamo arrivati sul primo punto, ci stiamo organizzando per poter provare io il meccanismo, quello da gara, e proviamo a riscaldarci anche intorno ai 16 metri. Quindi Enrico ha deciso che oggi non entra proprio e ci fa soltanto da barcaiolo, perché ha fatto tardi, e quindi niente, vabbè, ci vediamo dopo. Come detto, inizio subito con la preparazione a questo nuovo strumento, che è praticamente lo sgancio in modalità distaccata dalla barca, in modo tale da poter essere impiegato durante le gare, soprattutto per i campionati di prima e seconda categoria. Utilizzo questo strumento per agevolarmi alla discesa fino a queste quote, che però, come abbiamo detto all'inizio, sono irrisorie, ma mi rendo conto subito della presenza di una buona mangianza. La situazione non è proprio male, c'è tanto movimento sui cappelli della secca, ma per ora in questi primi tuffi non intravedo nessun predatore.
prendere la giusta confidenza con queste attrezzature che dovranno poi essere utilizzate durante le gare è fondamentale. Come potete vedere, rispetto a tutta l'attrezzatura a disposizione di Enrico sulla barca, le cose qui sono un po' più complicate. Bisogna gestire il galleggiante e bisogna soprattutto gestire tutta la sagola in superficie, in modo tale che non si imbrogli e che comunque consenta la discesa senza incattivarsi da nessuna parte. Un po' alla volta prendo sempre più la mano e comincio a utilizzare questo strumento con la giusta padronanza, anche perché poi sarò chiamato a utilizzarlo eventualmente durante le gare. Lo sforzo di concentrazione mentale dedicato a queste nuove attrezzature un po' alla volta va a diminuire, quindi mi sento sempre più confortevole con l'impiego di questi strumenti e riesco a dedicarmi di più invece all'atto della pesca. Infatti nelle prossime discese cercherò di vedere effettivamente quello che mi sta succedendo intorno per provare a pescare qualche bel pesce. Infatti la situazione su questi cappelli è davvero interessante. La mangianza offre ottime informazioni e tutto a un tratto dalla mia sinistra vedo apparire i primi predatori. Si tratta di barracuda. Faccio l'errore di aspettare che i barracuda si allontanino prima di poter sferrare il colpo. Colpisco il pesce, ma purtroppo rimane nell'asta e si strappa. E ora vi dimostro il motivo per il quale abbiamo fatto tante uscite di collaudo e controllo di questa strumentazione. Come potete vedere dalla mia mano sinistra con la quale faccio la compensazione, il cavetto dello sgancio si è staccato, quindi mi è rimasto praticamente in mano. Non lo lascio andare cercando di salvare il salvabile, comunque lo sgancio è compromesso, praticamente perderò il pernetto che mantiene il moschettone chiuso. Vabbè, a parte questo, decido comunque di continuare l'azione di pesca e arrivo fino a questo sommo della secca. Mi metto nella parte inferiore perché ho visto girare qualcosa nella parte superiore e aspetto un attimo che arrivi qualche predatore. Ecco che all'improvviso da questo spuntone di roccia appare la sagoma di un denticiotto. Sparo ad imbracciata e riesco a insagolarlo. Non è una preda enorme, ma il tiro val bene la ripresa. Va bene, come detto prima, lo sgancio è compromesso, non potrò più utilizzarlo, quindi non ha più senso per me provare queste quote e cercare di impratichirmi con questo strumento, ma posso dire di essere soddisfatto. Di qui a poco cominceremo a utilizzare invece l'altro strumento, ovvero il paperino, e la cosa andrà molto bene. Non ho immagini di questa prova, però si tratta di me che vengo trascinato praticamente dal gommone di Enrico. Decidiamo quindi di portarci un po' in basso fondo per andare a vedere se gira qualcosa, del resto il periodo è quello buono, e per poter dare a tutti la possibilità di scendere in acqua e non soltanto a sottoscritto. Vado a controllare subito questa grossa tana che spesso mi ha dato delle belle soddisfazioni, ma non è sempre piena. All'ingresso, come avrete potuto vedere, c'erano due bei cefaloni. Non ho voluto sparare perché non si sa mai quello che poi può celarsi all'interno della tana, però dopo aver controllato rimango a bocca asciutta perché non ci saranno più né i cefali né altro pesce. Continuo a razzolare in questo basso fondale e cerco di andare a vedere delle zone che a me sono congeniali e qui decido di fare un agguato verso una zona di corvine e sarò premiato. Guardate un attimo queste magnifiche immagini. L'agguato è praticamente perfetto e la sorpresa è davvero tanta. Quando finisco l'agguato, al di là di questo spuntone, riesco a vedere un volo di corvine fantastiche. Sono tutte belle, di buona pezzatura, e un po' rimango lì a godermi lo spettacolo. Cerco di mirare la più grossa, che però sparisce dietro questo spuntone, e allora mi accontento, per così dire, di quelle che vengono naturalmente all'aspetto. Che bellissima sensazione. So che è un concetto particolare, però secondo me la cattura di un pesce delle buone dimensioni, pochissimo fondale, dà veramente grandissime soddisfazioni.
Poi ovviamente i pesci sono fantastici e belli da prendere a qualsiasi quota, però per chi inizia come me da piccolo su bassi fondali che magari riteneva poveri, prendere questi pesci entro i 7-8 metri è davvero una grandissima soddisfazione. Continuo a razzolare e, dato che non ho avuto la possibilità di portarmi dietro il 4 punte, continuo a pescare con l'80 anche in tana. Grazie alla buona visibilità avevo visto un sarago infilarsi in quello spacco e, non avendo tempo a disposizione per scaricare, decido comunque di sparare da lontano e l'ottantino fa il suo dovere. Un altro sarago mi dà una bella occasione sempre in poca acqua. Lo vedo scattare sotto questi massi che sono abbastanza difficili da gestire con questo fucile e decido allora di fare un altro agguato dall'altra parte dell'imboccatura. Aspetto un attimo e quando il sarago mostra il suo muso sparo anche qui da lontano. Altra bella cattura in poco fondale e con un fucile che effettivamente non c'entra niente con questo tipo di pesca, ma bisogna anche essere bravi a improvvisare. Con Enrico e Giovanni risaliamo sul gommone e decido di spostarci su un'altra zona ancora più bassa per cercare di capire se nella risacca riusciamo a trovare qualcosa di più. Ovviamente questa volta prendo il 4 punte, il Piranha 60, e appena messa la testa sott'acqua mi rendo conto della presenza di un gran movimento di bei saraghi che si infilano sotto questi spacchi molto complicati e tecnici da gestire. Vado a controllare subito nella tana il movimento e, come potete vedere, i saraghi ci sono. Decido di prendere un po' più di tempo per analizzare meglio la situazione e, con la torcia in mano e il fucile, riesco alla fine a prendere un bel sarago. Il problema è che si va a incastrare di muso in una feritoia e, nonostante i miei tentativi per cercare di portarlo all'esterno forzando un attimo con la fiocina, alla fine dovrò lasciare un attimo per prendere un po' d'aria, gestire la situazione, cercare di trovare una soluzione e provare a estrarre il sarago. Per quanto io provi a smuovere la situazione, ad estrarre il sarago senza perderlo, alla fine non ce la faccio. La cosa mi dispiace perché so che è un pesce perso, però devo anche sfruttare la situazione, non voglio perdere troppo tempo, è quasi il tramonto e comunque il movimento c'è. Quindi, estratta la fiocina, ritorno giù per cercare di vedere se il sarago ferito è rimasto in zona, ma purtroppo non sarò fortunato. Aumento il ritmo in questo tipo di pesca che a me piace tantissimo. Basso fondale e ritmo elevato con una fiocina in mano a 4 punte alla ricerca dei saraghi. In questa prima zona della tana non trovo nulla, però mi basta poco per capire dove è andato il pesce. Mi scorgo un attimo e in questo altro anfratto vedo subito un altro luccichio. Questa volta il sarago è preso ed entra nel carniere. Nella concitazione e nel ritmo elevato di questa pesca dimentico di accendere la videocamera in questa occasione e questo è un altro sarago che viene in canniere e preso in tana. E adesso vi faccio vedere le capacità di questo Piranha 60. Mi sto affacciando a questa tana dove ho visto avvicinarsi un sarago, però alla fine mi rendo conto che il sarago sta uscendo dall'altra imboccatura. Me ne accorgo ed imbracciata sparo a circa un metro e mezzo di distanza con un sessantino a fiocina. E il risultato l'avete potuto vedere tutti. L'ultimo sarago della giornata entra in carniera con un tiro davvero spettacolare. Oh, siamo arrivati al tramonto, abbiamo finito, purtroppo non abbiamo potuto fare tutto quello che avevamo voluto fare, però abbiamo provato sia il paperino, che va molto bene, che lo sgancio quello staccato dalla barca che servirà per la gara, quindi alla fine io sono riuscito a provare tutto quello che volevo provare. Alla fine ci siamo dedicati alla pesca in poca acqua perché comunque lì il pesce gira, è settembre, non ce lo dobbiamo dimenticare alla fine di tutto. Siamo impegnatissimo qua, stai sempre a lavorare, al telefono, comunque. Tu che hai tirato di scolpa? Tutto a posto, bella giornata. Bella giornata. Abbiamo tirato fino in fondo, dai, faccio vedere velocemente il carnierino, tieni un attimo.
pezzo forte la Corvina, qualche sarago così, il 28. Ah, dai, il pezzo forte è questo. Ah, il pezzo forte è la spigola sua, tra l'altro. Bella, bel flash. Si stanno cominciando ad avvicinare. E va bene, dai, adesso mando le ciance, ce ne torniamo. Mando le ciance? Sì. Ciancio alle bande. Ciancio alle bande. Ciancio alle bande. E questa è Taravana che sta entrando. E siccome sta calando il sole, adesso facciamo la fotina. Facciamo qualche foto e poi ce ne andiamo. Beh, saluti. Ciao ragazzi, ci seguite Marcello. Vai, ciao. Seguite anche Giovanni, seguite quando passa con la macchina, seguitelo. C'hai l'hobby Abis della macchina, quindi seguitelo, fate le foto. Ciao, ciao, ciao. Non perdete il prossimo video dove decido di utilizzare il combo a sgancio da solo, so che è un po' azzardato ma tutto quanto fatto in sicurezza, e dove prendo sempre più confidenza con questo strumento e faccio qualche bella cattura. E comunque non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, adesso è un buon momento. E voilà, eccoci qua, Cerniosta.